saresti potuta venire a sentirci cantare. Ma mi ascolti? Sì, ti sto ascoltando e bene, ti rimango in silenzio io perché ti stavo volevo... Ciao ragazzi, come va? Ciao. Bene. Non male. Che c'è? Paloma, sai per caso dove si trova Giulietta? Perché io sì. la sto cercando al cellulare, ma lo tiene sempre spento no. e dovrei parlare con lei. Perché le vuoi parlare? Per la questione del quadro rubato, sto indagando. Sì. Sospetti di Giulietta? No, per niente, no. Vorrei solo farle delle domande. Senti, mia sorella sarà strana, ma non è una ladra. Ma io lo so, Paloma. Devo chiederle alcune cose, tutto qui. Quando la senti, diglielo. Sì. Grazie. Ma perché ti sei arrabbiata? Scusa, sai qualcosa di quel quadro o mi sbaglio? No, non so proprio niente di quel quadro, no. No, perché sei strana, un no, po' no, strana. Niente, non sono in forma, niente di più. Devo fare una chiamata. È urgente, torno subito. Federico, tu devi parlare con quella ragazza. Prima ha portato quel gruppo da strapazzo dentro casa. Ora il giardino è pieno zeppo di fotografi. Ti prego, mettile un limite. Tu mettiti un limite. E ascoltami bene. Fammi respirare, per favore. Perché ho voglia di salire in cima alla terrazza e... Buttarti? No, ho voglia di gridare. Perdonami, sono nervoso, tesoro. Bene, pensiamo a cose belle. Pensiamo a cose belle e rilassiamoci. Guarda cosa ti ho messo sulla scrivania. Che cos'è questo? È una lista delle cose che dobbiamo organizzare per il nostro matrimonio. Ma non ti preoccupare perché, come sempre, penserò tutto io. Perché tu, tesoro, beh, lasciamo perdere. Parliamo di Rick. Allora, Rick dovrà restare fuori da questo progetto. Perché? Perché ho saputo che ha organizzato un altro matrimonio che alla fine è andato male. E quindi porta sfortuna. Cos'hai, Delfina? Cos'hai tu, amore mio? Cosa? Io te lo sto chiedendo perché tu... devi considerarmi, non puoi fare e disfare tutto a tuo piacimento. Quello che penso e quello che dico conta, anche se non vuoi vederlo. Cosa? Cosa? Non capisco, cosa vuoi dire? Non esiste un altro modo per dirlo. Per favore, non continuare a organizzare perché non c'è alcuna possibilità che io ti sposi, capito? Scusa? Che hai detto? Federico, ho preso l'appuntamento con l'ufficiale civile! Per favore, ascoltami, non mi importa questo... Noi non ci sposiamo, capito? Tu non puoi dirmi questo, Federico, perché io ti ho scelto! Delfina, tu sei mio! Ascolta. Sei mio per sempre! Sei tutto per me! Sei il mio amore! Sei basta, la mia vita! Basta, basta. Sei nel, no, mio, ti prego, nel no, mio cuore! No, per favore, calmati, calmati. E pensiamo che questo... Ascolta, ascolta, ascolta... Che? Ascoltami, amore. Aspetta, noi abbiamo già discusso di questo in passato. Sì. Pensiamo al futuro. Però magari volevo... più avanti ci rincontreremo. Forse esiste un'altra possibilità, ma più in là, non ora. No, no, amore mio, io ti amo. Io ti amo, ti amo, ti amo e voglio stare con te, passare la vita con te, Federico. Che cosa stai dicendo? Devo prendere qualcosa, la verità, qualcosa di forte. No, non sì, devo non prendermi una di nulla, per favore, no, ora, non te ne andare. Delfina, ti prego. Una scatola intera di pastiglie. Pronto, Rosenbaum. Sono Federico Fritzenwalden e ho bisogno che venga qui il prima possibile. Grazie. Delfina! Alla fine l'hai spuntata tu, vero? Ma questa volta non vincerai. Ti giuro di no. Accidenti, tutte queste storie per qualche foto. Non si preoccupi. Delfina! Io... Ma perché si è arrabbiata tanto per le foto? Se avessi saputo che sarebbe successa una cosa simile... No, infuriata perché le ho detto che non la sposerò. Che? Gliel'hai detto davvero, Federico? Sei il mio principe, io ti amo! Sì, ho chiamato Rosenbaum perché ho paura che lei ora possa commettere qualche sciocchezza. Allora vai da lei, Federico, corri, vai da lei, vai! Fatine mie, vi prego, fate che vada tutto nel migliore dei modi e che non succeda nulla di terribile, per favore! Laura! Ciao! Mimì! Che cosa c'è? No, niente, tra Federico e Delfina le cose sono precipitate e alla fine la situazione è esplosa, capisci? Oh, io sto andando dal parrucchiere, vuoi venire con me? Perché a me fa abbastanza bene. Abbastanza? No, no, niente, niente, cara, volevo darmi una sistemata ai capelli, tagliarli. Capisco. Dai, non farmi andare da sola. Fuggiamo da questa casa per un po'. Lo sai, hai ragione. Sì? Ma sì, andiamo. Andiamo? Guarda Beba, è proprio cotta a puntino. Che cosa avete? Niente, Beba. Tu cos'hai? Sei fusa, lo so. Stai pensando intensamente a Oscar. Che romantica. No, veramente no. Ah, mi no? ha mandato anche dei fiori e altro, ma nonostante ciò, ti giuro... Che vuoi dire? Niente, lascia stare, sono cose mie. Dai, dici cosa stai pensando. Flor,
Sì, sono io, Beba, ma perché stai urlando? Scusa, è strana. Non è strana, è innamorata. Già. Sul serio? Allora dopo mi devi raccontare tutto nei minimi dettagli. Hai visto chi c'è? Amélie, è qui perché ha urgentemente bisogno di cambiare look. Ciao. Una dea la farò diventare con questo bel viso. È facilissimo, bionda, platino, con boccoli come flori sempre. Sì. Fidati. Mi sembra il caso. No, io vorrei qualcosa di un po' più semplice. Sì, va bene, non voglio fare alcuna tinta ai miei capelli, capito? Dove mi porti? In un posto nel quale sono sicuro che ti ritornerà subito il buon umore. Per caso stiamo andando al cinema, ti ricordo che non ci vedo tanto bene. Beh, in effetti è una cosa che riguarda la tua vista. Ma dove mi stai portando? La tua cecità ti fa star male e io ti voglio aiutare, quindi vieni con me. Dove andiamo, Nicholas? Ti farò visitare nella migliore clinica oculistica del paese e ti aiuteranno. Su, forza! Ma... Amélie, dimmi, come ti stai trovando a vivere nella villa? Ah, bene, mi sto trovando bene. Mi trattano benissimo, sono gentilissimi, soprattutto Franco. Sì, lui è veramente... Quando ci siamo conosciuti abbiamo avuto dei problemi, ma ora andiamo proprio d'accordo. Violetta e Riccio, allora resterai a Buenos Aires? Ah, mi piacerebbe, ma... Non so, dovrei prendere una decisione, però per me è difficile la scelta. Prima c'era per noi Otto ad occuparsi di queste cose, era lui a comandare in famiglia e io ancora non riesco ad essere come lui. Pensiamo ad altro, dai, Beba sarà di te una regina bellissima, vedrai. Sì. Una regina, sì. Beh, questo mi fa un po' paura. Oh, hai paura di essere bella, cara? No, ho paura di... Non so, io sono molto paurosa. Ho paura di tutto. Allora ti darò uno dei miei amuletti e vedrai, farai di tutto, passerai anche sotto le scale. Oh, amuletti contro tutto, sarai felice e non avrai paura più di niente. Senti, molto interessante. E dimmi, avresti un amuleto contro i ragni? Cosa? Perché quelle bestie io non le posso vedere. Non ci posso credere. Sì, Flor, basta che solo io pensi per caso mi venga in mente anche l'immagine me, che... Anche a me. Ma che c'era? Certo che se le passi la mano sul braccio. No, vedi, ma vedi, che... vedi, io somatizzo e io ci sto malissimo, davvero. Ascolta una cosa, avrei bisogno di... Buona, tranquilla, non ti agitare. Senti, non entrare in camera di Thomas, altrimenti ti assicuro che andrai a fare compagnia a Otto. Pace all'anima sua. Beba, ma insomma. Scusate, mi è scappato. Perché non posso entrare in camera di Thomas? Meglio che tu lo sappia. Niente. Il mio tesorino colleziona ragni. Grandi, enormi e sono dovunque. Non posso più entrare a casa se non portano via quei ragni. Io non posso entrare, ci sto troppo male. Ci sto troppo male. Rilassati, avanti, forza, calma. Tranquilla. Ma Beba, chiudi quella boccaccia. Con questa storia, santo cielo, vuoi stare tranquilla, Non più di quei mostri. Franco, sono io, ascoltami bene. Vai in camera di Thomas e chiudi bene i ragni che non escano per niente al mondo. Perché? Perché Amélie ha una specie di fobia. Se le nomini qualcosa di peloso, anche un gatto si spaventa. Non so che cosa le prende. Dai, Flor, non sarà così grave, stai esagerando. Ti giuro che non sto esagerando. Poco fa le abbiamo nominato un ragno. Ho fatto gli occhi di fuori, le usciva la schiuma verde dalla bocca. Peggio dell'esorcista. Ho capito, va bene, mi hai convinto. Sì, ci penso io, non preoccuparti. Grazie, ciao. Fatto, tutto a posto. Ho parlato con Franco e mi ha detto che manda tutti i ragni e le bestioline allo zoo. Li riporterà nel loro habitat naturale e non ci sono problemi. Grazie, Flor, grazie. Perché se io so che ci sono quelle bestie lì, io non posso entrare. Non riesco neanche ad avvicinarmi di due isolati. Chiedi aiuto a Flor. Lei risolve sempre tutto. Super Flor. Che bene, grazie. Brava, devo dire che siete molto simili. Siamo simili a cosa? A due pappagalli. Quando parlate, intendo. Come sarebbe a dire? Spiegaci. Squilla. Volevo dire che qui c'è Malala Centro Estetico Ex Chusas. Come va? Buongiorno. Sì, ho detto che ora si può entrare in casa senza problemi. No, Titina non c'è. No. Perché ha già provveduto, di conseguenza non momento. Ci saranno più animali da nessuna parte. Speriamo che sia così. Certo. Edoardo, tuo padre. Non è mio padre. È arrabbiata con suo padre? Vedi, lui le diceva di essere il padre, ma non è vero, non è così. Che impostore. Ehi, che è successo, piccola? Hai litigato? No, nessun litigio. Che è successo? Ha chiamato per dire che...
è uscito di prigione e che sta per partire e voleva salutarmi. In un altro momento questa notizia mi avrebbe fatto fare i salti di gioia, ma ora non sento niente, non lo conosco. E alla fine la strega ha ragione. Io sono nata sotto un cavolo e non mi vuole bene nessuno. La mia vita è tutto un gioco assurdo. I genitori non sono genitori, i principi non sono principi. E la colpa è mia.